Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Non puoi illuderti e pensare che un cambiamento possa realizzarsi se tu per primo non fai niente per questo cambiamento, quindi per migliorare. Quindi l'incontro di oggi che cos'è? Passare dal dire al fare. Che cosa può fare un rappresentante di una categoria? Secondo noi può fare tanto, quindi si deve attivare. Quindi ognuno di noi diventa ambasciatore della promozione di questi migliori stili di vita, che poi devono essere gli stili di vita ordinari. Questo secondo me significa anche promuovere la cittadinanza attiva. Se noi continuiamo a non tradurre in azioni comportamentali questi, diciamo, comportamenti, queste informazioni di particolare importanza, non possiamo poi pensare che i conti della sanità vadano a migliorare così per virtù in forza magari dello Spirito Santo. Non è assolutamente così. Ecco che noi nella giornata di oggi vogliamo consegnare il testimone di ambasciatore a ogni singolo rappresentante. Ok, ho visto che c'è una campagna anche sui social. Importante, sì, ringrazio anzi tutto lo staff del Consiglio regionale, perché con zero proprio risorse per inventare, contaminare, mettere in moto, diciamo, queste modalità di contaminazione, abbiamo anche il nostro motto: contagiati, contagiati di benessere. Io mi lascio contagiare di benessere e contagio per il benessere. Ci saranno molti testimonial anche come nomi importanti, insomma. I testimonial per noi sono molto importanti. Il testimonial è una persona di successo che mette a disposizione volontariamente il proprio successo, la propria credibilità a disposizione della comunità. Ed una forma di contaminazione straordinaria. Adesso, cosa può fare la politica veramente per riuscire a influenzare le persone sul benessere, sul fare sport, sul comportarsi anche da un certo punto di vista educatamente, dal punto di vista alimentare? Sì, non è che cosa può fare la politica, che cosa non ha fatto fin oggi la politica. È di una gravità assoluta e inaudita. Oggi non abbiamo le risorse per i malati non autosufficienti, non abbiamo le risorse per tutelare il lavoro dei giovani, per le infrastrutture del paese. Il nostro paese è come un corpo umano: quando invecchia cade a pezzi se non c'è stata la giusta manutenzione. Quindi che cosa non ha fatto la politica? Non ha tradotto in azioni comportamentali questi stili di vita. Cioè, allora io mi chiedo se poi è un business anche che ruota intorno alla sanità. Oggi la politica deve venire allo scoperto, cioè al centro. Ci deve essere il benessere dell'uomo, il benessere di una comunità o il business. Il business, quando è legittimo, è possibile, è giusto che ci sia, ma deve essere sempre compatibile con uno sviluppo sostenibile. Lo sviluppo è sostenibile quando al centro c'è il benessere, i diritti delle persone. Fino ad oggi la politica ha perso. E perché ha perso? Perché se avesse vinto, a quest'ora noi non avremmo avuto la necessità di istituire gli stati generali dello sport e del benessere, e non avremmo le costanti sollecitazioni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quello che non ha fatto la politica fino ad oggi, dobbiamo noi oggi cercare di fare il giusto per oggi e compensare quanto non è stato fatto in passato.